Eccoci all'aeroporto di Trento Mattarello, sono al Museo Caproni e questo qui che vedete di fronte a me è una ricostruzione dello SVA 5 che vedete più in là, eccolo qui lì, e questo è uno degli aerei che hanno volato su Vienna nel 18. Lo SVA 5 è un aereo comunque considerato della prima guerra mondiale, è un caccia intercettore. Che ha volato su Vienna a circa 5.000 metri per permettere a Gabriele D'Annunzio, insieme agli altri piloti, di portare avanti la campagna propagandistica e il lancio di volantini. È un aereo molto bello, è un biplano, due assi, ed è comunque questo qui è monoposto. Ma D'Annunzio, cosa che non viene normalmente detta, non pilotava lui, perché non ha mai preso il brevetto e quindi si era fatto costruire per lui un aereo biposto, per permettergli di sperimentare l'ebbrezza del volo.